le testimoni. Testimoni a fianco a Chiara. Devo stare? Come va? Allora, bene. Ciao Domenico. Fate un cerchio. Avvicinatevi qua. Pronti? Adesso infilate questo. Ma così. E fatelo rientrare dentro, subito. Ma vogliamo tirare? È una gassa. Sì. È una gassa. Siamo, Lo rifaccio. Una gassa non la faccio. Così dietro. Siamo così. Okay. Ma così? Poi questa testa la infilate dentro il laghetto. Okay. E la rifate entrare facendovi fare un mezzo giro. Lo vedete così. Benvenuti. Benvenuti a tutti. Questo tradizionale rito marinaresco appenninese. Abbiamo ricevuto consigli al Mago Telma, quindi come avete visto già dall'inizio siamo... Che cos'è questa? È una cerimonia di Varo. Una cerimonia di Varo di Chiara e Alessandro come equipaggio. Oggi inizia la loro spedizione. E come tutte le spedizioni, ciò che è importante sono le scelte. Non ci sono mai scelte facili, le scelte sono sempre difficili e sofferte. Oggi loro ne hanno fatto tre. Intanto hanno scelto come partire e hanno scelto di farlo in mare, con una barca. L'hanno fatto con una barca vera. Le domande sul dove andranno e per quanto tempo staranno in mare sono le domande che ci accompagneranno ora e che li accompagnerà. Oggi perché siamo qui, quindi? Siamo qua per aiutarli in questa scelta, per supportarli. E ci faremo aiutare anche da donne e uomini, adesso vedrete qua tre libri, donne e uomini che hanno già fatto questa scelta, hanno compiuto grandi spedizioni. Come Marco, un navigatore sardo che ha deciso di fare il giro del mondo più lento della storia. O come Bernard Moitessier, che è il più grande navigatore di tutti i tempi, che a un passo dalla vittoria ha deciso di compiere un altro mezzo di fronte al mare, perché soltanto il mare può darci la sensibilità. Soltanto chi ha vissuto giorni di burrasca in mezzo al mare sa cosa intendiamo. Sensibilità che Chiara e Alessandro hanno scelto ad esempio dal nome della barca su cui oggi prenderanno il largo. La barca è questa. Lui? La grande barca. E chi non può negare? Questa barca si chiama Struin, che in genovese è quel punto esatto in cui il cielo, il mare e la terra si incontrano. Struin sono gli spruzzi d'acqua che la prua fa quando incontra il mare. Questo è Struin. Perché siamo qua oltre che per farci il bagno, però questo non era super chiaro, ok, però siamo qui tra cielo, mare e terra per accompagnare Chiara e Alessandro e unirci a loro in senso marinaresco. E lo stiamo facendo con un nodo. Perché un nodo? Perché i nodi marinareschi sanno essere complessi, e l'avete visto, ma sono anche forti. E la cosa più importante forse che sono facili da sciogliere. Ecco perché sono complessi e forti. Il nodo marinaresco resta solo ed esclusivamente se voi lo volete. Quindi noi siamo qua oggi per accompagnare Chiara e Alessandro in una scelta di libertà, prima di tutto. Siete venuti qui esattamente al confine tra terra, cielo e mare, davanti ai padri esploratori, ai tre vascelli che rappresentano tutti quelli che collaborano, che cullarono i loro sogni
Per vostra volontà? Sì. Chiara Alessandro, siete venuti in totale libertà per celebrare davanti al mare, alle onde e dal vento, e consapevoli dell'importanza della vostra decisione? Sì. Siete disposti a celebrare il presente, ad amarvi e prendervi cura l'uno dell'altro come un maestro d'ascia e la sua barca di legno pregiato e profumato? Io Alessandro scelgo te Chiara come mare, azzurro limpido in cui viaggiare e navigare. Prometto di essere libero e coraggioso in un momento in cui rasta. Prometto di essere sincero rispettando sempre dalla tua natura il mio mare. Una carità che mi ha portato